Facciamo quindi partire sia alimentare l'impianto. Che farmaceutico. Sì. Ha anche proprietà antiossidanti, diciamo. Sì. Ora, il dottor Stea, che è un nostro dottorando, vi farà vedere come funziona l'operazione di estrazione. L'operazione di estrazione, ecco, questo non l'ho detto nell'intervista, è un'operazione che si fa in maniera fisica, poi magari lo diciamo. E perché naturalmente non è possibile utilizzare solventi, diciamo, di derivazione organica, per cui il prodotto viene estratto, diciamo, solamente per via, diciamo, fisica. E questi sistemi di estrazione danno la possibilità di estrarre l'olio in maniera fisica. E quindi naturalmente questo estrattore è un estrattore di piccole dimensioni, a capacità di pochi chili per ora, però naturalmente ce ne sono tipologie che possono raggiungere anche i 20 quintali ora e permettono l'ottenimento di questi oli che vengono utilizzati in campo alimentare. Ora Donato vi farà vedere, diciamo, come funziona. Forse facciamo partire l'impianto, perché certe volte, diciamo, si blocca, quindi lo facciamo partire. Ah, perfetto. Allora, dal seme intero è possibile separare l'olio che finisce in questo contenitore e il pannello residuo. Pannello che è in forma di pellet e che contiene ancora dell'olio ulteriore ed è contiene poi farina e proteine. Farina e proteine, che, diciamo, è molto interessante sempre in campo alimentare, non a caso, diciamo, molti di noi, se andiamo in pizzeria, spesso troviamo le pizze con farina di canapa che derivano proprio da questo pannello, che contiene appunto una frazione proteica di alta qualità. E quindi naturalmente dal seme di canapa, dal seme, possiamo estrarre due componenti: olio e naturalmente anche il pannello. Il pannello viene ulteriormente trattato, estratto, e quindi naturalmente si ottiene una farina un po' più scura. Infatti le pizze di canapa, se ci fate caso, sono un po' più scure rispetto alle pizze di farina tal quale.